Figlio dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Vergine dopo il parto, dopo aver dato alla luce Gesù. È una verità questa molto combattuta, ma da chi e in nome di che? Gesù stesso ha voluto illuminare la nostra veggente. Un particolare citato due volte nel Vangelo di Matteo, una frase ripetuta due volte. Levati, prendi il fanciullo e sua madre e fuggi in Egitto. Levati, prendi il fanciullo e la madre di lui e torna nella terra di Israele. E tu hai visto che Maria era sola nella sua stanza col bambino. Molto è combattuta da coloro che per essere fango putrido non ammettono che uno di loro possa essere ala e luce, la verginità di Maria dopo il parto e la castità di Giuseppe. Sono disgraziati dall'animo tanto corrotto e dalla mente tanto prostituita alla carne da essere incapaci di pensare che uno come loro possa rispettare la donna vedendo in lei l'anima e non la carne ed elevare se stessi vivendo in un'atmosfera soprannaturale, appetendo non a ciò che è carne, ma a ciò che è Dio. Ebbene, a questi negatori del più bello, a questi vermi incapaci di divenire farfalla, a questi rettili coperti dalla bava della loro libidine, incapaci di comprendere la bellezza di un giglio, io dico che Maria fu e rimase vergine e che l'anima sola fu sposata a Giuseppe, come lo spirito suo fu congiunto unicamente allo spirito di Dio e per opera di lui concepì l'unico suo portato. Io, Gesù Cristo, unigenito di Dio e di Maria. Non è questa una tradizione fiorita dopo per un amoroso rispetto della beata che mi fu madre. È verità e fin dai primi tempi fu nota. Matteo non nacque secoli dopo, era contemporaneo di Maria. Matteo non era un povero ignorante vissuto nelle selve e facile a credere ad ogni fandonia. Era un impiegato alle imposte, direste ora voi, un gabelliere, dicevamo noi allora. Sapeva vedere, udire, capire, scegliere il vero dal non vero. Matteo non udì le cose per sentito dire da terzi, ma le raccolse dal labbro di Maria, alla quale il suo amore per il maestro e per la verità lo aveva spinto a fare domande. Non penso già che codesti negatori della inviolabilità di Maria pensino che ella abbia potuto mentire. Gli stessi parenti miei l'avrebbero potuta smentire se vi fossero stati altri figli. Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe erano condiscepoli di Matteo. Perciò facile a questo confrontare le versioni se più versioni vi fossero state. Matteo non dice mai «levati e prendi tua moglie». Dice «prendi la madre di lui». E prima dice «vergine sposata Giuseppe». E Giuseppe suo sposo. Né mi dicono costoro che c'era un modo di dire degli ebrei, quasi che dire moglie fosse un'infamia. No, negatori della purezza. Dalle prime parole del libro si legge e si unirà a sua moglie, detta compagna, sino al momento della consumazione sensuale del coniugio, e poi viene chiamata moglie in diverse riprese e in diversi capitoli. E così delle spose dei figli di Adamo, e così di Sara, chiamata moglie di Abramo, Sara tua moglie, e prendi tua moglie le tue figlie, è detto a Lot, e nel libro di Ruth è scritto la Moabita moglie di Mahalon, e nel primo libro dei Re è detto Elcana ebbe due mogli, e oltre Elcana poi conobbe sua moglie Anna, e ancora Eli benedisse Elcana e la moglie di lui. E sempre nel libro di Re è detto Bezzabea, moglie di Uria l'Ittita, divenne moglie di Davide e gli partorì un figlio. E che si legge nell'azzurro libro di Tobia, quello che la Chiesa vi canta
alle vostre nozze per consigliarvi di essere santi nel matrimonio. Si legge: ora, quando Tobia con la moglie e col figlio arrivò, e ancora Tobia riuscì a fuggire col figlio e con sua moglie. E nei Vangeli, ossia in tempi contemporanei a Cristo, in cui perciò si scriveva con linguaggio moderno rispetto a quei tempi, e perciò non è da sospettare errori di trascrizioni, è detto, e proprio da Matteo nel capitolo 22, il primo presa moglie morì e lasciò la moglie al fratello, e Marco al capitolo 10, chi ripudia la moglie, e Luca chiama Elisabetta moglie di Zaccaria per 4 volte di fila, e nell'8° capitolo dice Giovanna moglie di Cusa. Come vedete, non era questo un vocabolo proscritto da chi era nelle vie del Signore, un vocabolo immondo che non era degno di essere proferito e tantomeno scritto dove si tratta di Dio e delle sue opere mirabili. E l'angelo, dicendo il fanciullo e la madre di lui, vi dimostra che Maria gli fu madre vera, ma non fu moglie a Giuseppe. Rimase sempre la vergine sposata a Giuseppe. E questo è l'ultimo insegnamento di queste visioni. Ed è un'aureola che splende sul capo di Maria e di Giuseppe. La Vergine inviolata, l'uomo giusto e casto, i due gigli fra cui crebbi, udendo solo fragranze di purezza. Bene, facciamo un attimo una sosta perché ci sono anche un altro paio di brani più brevi, 2 o 3 da contemplare e da meditare relativamente a questo discorso della verginità dopo il parto. Non so chi di voi sa che qui siamo negli anni 40 quando Gesù dà questi dettati e già cominciavano a circolare bestemmie inaudite, ma queste sono aumentate a dismisura poi negli anni seguenti e ogni tanto ritornano ancora, insomma, di gente che contesta soprattutto la verginità dopo il parto di Maria, soprattutto dopo quel processo che purtroppo è avvenuto negli ultimi anni, come dire, di una sorta di sdoganamento, vogliamo dire così, o quasi di sacralizzazione della sessualità umana, presumibilmente da attribuire ad uno degli effetti della contestazione del 68 e a questa cosa che a me personalmente fa sempre soffrire tanto, cioè la vivo come figlio della Chiesa ma in stato di profonda sofferenza, perché sembra che adesso la Chiesa, che un tempo, per carità, sempre con misericordia, ma la Chiesa ha il compito di giudicare il mondo, giudicare non nel senso di condannare tutti quanti le persone che sono nel mondo, ma di giudicare le azioni e i comportamenti che nel mondo esistono e che sono contrari alla legge di Dio. Li giudica, li denuncia e chiama a conversione. Adesso sembra che la Chiesa senta un complesso, come dire, di inferiorità, quindi che dice se, troppo no, però un pochino bisogna stargli, che altrimenti a fare, cioè questi sono andati anni luce distanti, è che ci possiamo mettere a dire ste robe, che la Madonna è la Vergine dopo il perché? E che male c'è a stare ad unirsi con San Giuseppe? Cioè, questo è il meno, tra l'altro, che è stato detto, no? Questa è una cosa che fa tanto soffrire. E mi sembra, lo dico insomma con sofferenza, anche se sperando di sbagliarmi, per carità, che imbroccare questa strada significa cadere poi in quello che Gesù nel Vangelo dice. Dice, voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, che facciamo? Che facciamo? Sappiamo bene, insomma, adesso non voglio fare riferimento ad altri cicli di catechesi, ma qui Maria Valtorta è proprio approfondita in maniera impressionante, che la sessualità è entrata nella vita degli esseri umani non con la benedizione di Dio, anzi, non avrebbe mai dovuto essere entrata, non avrebbe mai dovuto entrare. La condizione, e su questo sono concordi cime non indifferenti dei padri della Chiesa, è uno dei pochi punti su cui sono concordi tutti quelli che hanno affrontato questo argomento, cioè che la verginità era la condizione prevista da Dio
per ogni essere umano. Punto. Poi cosa è successo, cosa non è successo, se prima, se durante, se dopo, se questa è una cosa conseguente. Su questo gli autori hanno ognuno la propria opinione, ma se si vede insomma il ciclo di catechesi sul peccato originale, dove sono stati passati in rassegna, cioè fenomeni, insomma, San Giovanni Crisostomo, San Girolamo, San Gregorio di Nissa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Massimo il Confessore, San Zenone, San Cirillo d'Alessandria, insomma, cioè, solo per dirne qualcuno, che sicuramente ne sto dimenticando qualcun altro, no? Questi sono, non è che sono gli ultimi, cioè sono ogni nome di questo, per chi conosce un po' la storia della teologia della Chiesa, fa saltare dalla sedia, no? Tutti concordi. Questo è il primo punto, e Gesù stigmatizza questa cosa. Sono disgraziati dall'animo tanto corrotto e dalla mente tanto prostituita da essere incapaci di pensare che uno come loro possa rispettare la donna vedendole l'anima e non la carne. Quanta gente oggi pensa che la virginità assoluta, quindi la continenza assoluta, sia semplicemente una cosa impossibile. Cioè, che tanto non è vero, dice, ma i preti e le suore ti dicono questo qui, ma tanto chi lo sa che fanno in privato, da soli o in compagnia. Diciamo, vi assicuro, insomma, che ho avuto modo, insomma, anche di poterlo constatare qualche volta in condizioni anche un po' imbarazzanti, insomma, nel senso di accuse o di derisioni anche pubbliche, no? Incapaci di comprendere la bellezza di un giglio, anzi di due, poi specifica. Maria fu e rimase vergine, che l'anima sola fu sposata a San Giuseppe, come lo spirito suo fu congiunta unicamente allo spirito di Dio. E qui Gesù batte sulle espressioni, oggi è la festa di San Giuseppe. Qui fa riferimento a due sogni di San Giuseppe, quello con cui l'angelo gli dice di fuggire in Egitto e gli dice: alzati, prendi il fanciullo e sua madre. Non ha detto prendi tua moglie e tuo figlio. E ancora, quando poi devono tornare dall'Egitto in casa, alzati, prendi il fanciullo e la madre di lui e torna nella terra di Israele. Anche qui di nuovo. E quindi Gesù in questo brano fa tutta quanta una rassegna, insomma, di citazione, di passi, dice, ma moglie non si diceva perché era una cosa dispregiativa, insomma, perché nell'ambiente, però in realtà era moglie. E Gesù mostra nell'Antico e nel Nuovo Testamento in quante circostanze viene citato il termine esplicito moglie, che non viene mai attribuito a Maria. Perché Maria è sempre stata la sposa di Giuseppe. E Giuseppe è sempre stato lo sposo di Maria. Si dice anche nel linguaggio, non si è sentito da nessuna parte, che la Madonna era la moglie di Giuseppe e Giuseppe era il marito di Maria. Perché quando si usano questi termini, e qui Gesù spiega, no? Cioè, sapete che si chiama, per esempio, la messa degli sposi, perché quando una coppia entra in chiesa e celebra il matrimonio, si dice, oggi sposi, sono sposi, non sono marito e moglie. Marito e moglie, come penso per tutti quanti sappiate, si diventa quando il matrimonio, si dice tecnicamente, canonicamente così, viene consumato. Cioè dopo la prima notte di nozze, da sposo e sposa, si diventa marito e moglie. Ma se il matrimonio non viene consumato, si rimane sempre sposo e sposa. E a quanto pare, le nozze che Dio, il matrimonio che Dio aveva istituito nella condizione di giustizia originale, era così. C'era uno sposo e una sposa, attenzione, non che stavano, cioè, adesso sicuramente Maria e Giuseppe, questa è una mia considerazione, attenzione, Maria e Giuseppe hanno vissuto questa cosa, però all'interno di un contesto di umanità decaduta, per cui è certissimo, per quanto mi riguarda, che Maria e Giuseppe erano molto, molto, molto limitati anche nelle manifestazioni di affetto e di contatto. Io sono sicurissimo di questo qui. Perché? Perché si stava comunque in uno stato di natura decaduta, perché San Giuseppe, per quanto fosse santissimo, non era immacolato come la Madonna. Ma se non ci fosse stato il peccato originale, questo tra l'altro si vedrà, perché ne parla proprio esplicitamente Gesù negli scritti di Maria Valtorta, proprio in uno degli incontri che faremo su questa materia,
Ci sarebbe stato un grandissimo amore, anche tangibile, tra l'uomo e la donna, quindi anche esplicitato attraverso gesti. L'unica cosa che non ci sarebbe mai stata è la libidine. Questo non ci sarebbe stato. Perché se questo non ci fosse, provate a immaginare, no? Se questo non ci fosse, la libertà anche di manifestarsi l'amore con gesti anche impegnativi non avrebbe nessun tipo di controindicazione. Nessuno. Anche, pensate, no? Io quando andai a studiare, a vedere bene alcune cose, ci fu un papa che era Alessandro VII che intervenne sul problema, dice: ma fuori del matrimonio un bacio si può dare oppure no? E diede una risposta abbastanza restrittiva. Attenzione, ma perché la risposta è restrittiva? Per il bacio o per le condizioni in cui adesso viene dato un bacio? Perché adesso non ti puoi dare un bacio rimanendo, come dire, completamente estraneo, quindi senza che questo ci abbia delle risonanze o dei risvolti su ciò che tutti quanti conosciamo. Quindi non è l'atto in sé, ma è la condizione in cui lo vivi. Ecco perché quasi certamente, per quanto mi riguarda, posso pure sbagliare, questa è un'idea mia personale, ma la Madonna e il Signore Giuseppe non hanno mai avuto niente di questo genere, ma non perché non si potesse in senso assoluto o perché non si amassero, ma perché nella condizione in cui stavano non era possibile. Ma l'amore di Giuseppe e di Maria era immenso, però in stato, come dire, dentro un mondo che è entrato in questa dimensione, lo si può vivere solo nella dimensione spirituale. Per cui i gesti erano molto molto parchi, anche negli scritti di Maria Valtotti, ogni tanto San Giuseppe gli prendeva la mano, questo sì, ma era sempre tutto quanto molto strettamente controllato, insomma, no? Con norme ascetiche tipo quelle che vigevano un tempo nella Chiesa. La virginità dopo il parto della Madonna è assolutamente importantissima. Perché? Per due motivi. Primo, perché questa cosa testimonia lo stato, cioè la Madonna, lei sì, ha ripreso la condizione personalmente di natura che avevano i progenitori prima del peccato originale, così come Gesù. Ecco perché la Madonna e Gesù non si sono sposati. Non si sono sposati, non hanno vissuto il matrimonio così come si vive adesso. Ecco perché, per esempio, la Chiesa ha sempre difeso il celibato dei sacerdoti, sempre. Perché il sacerdote, in quanto così strettamente unito a Gesù, al suo mistero, in quanto così strettamente a contatto con Dio, non può vivere in uno stato che, attenzione, se tu celebri il sacramento del matrimonio è comunque liceizzato, se mi si passa di questo termine. Quindi non è che tu fai niente di male se vivi adesso la dimensione sessuale nel matrimonio, ma i sacerdoti no. Perché anche se stiamo nelle condizioni in cui stiamo, nel segno e nella loro persona, per la loro vicinanza, per loro toccare il figlio stesso di Dio, offrire il sacrificio, non possono vivere questa cosa qui. E non devono. Per cui comprendiamo anche tutti quanti gli attacchi al celibato del sacerdote. Il diaconato permanente che c'è adesso in giro, uxorato, è una novità post-conciliare. I diaconi, figurati se non ci stavano nella Chiesa, ma erano tutti quanti celibi, tutti. Anche il diacono, nonostante che il diacono non abbia un contatto, il ministero del diacono non ha natura sacerdotale, quindi non offre il sacrificio, ma comunque serve all'altare. Cioè, quando ti avvicini all'altare, ci vogliono i gigli vicino all'altare. Questa era la tradizione, non lo dico io, questo lo dicono anche altri autori molto, molto più in alto e molto più santi di me, che, fermo restando che adesso questo c'è, e quindi questa è la legge della Chiesa e pace, ma questa legge della Chiesa è stata fatta in dissonanza con una tradizione bimillenaria, non c'è mai stata. Non è una cosa assolutamente proibita, ma penso che non si scandalizzi nessuno, in teoria. Se una persona sposata viene ordinata prete, questo è l'argomento che usano quelli che vogliono distruggere il celibato, quello diventa prete, perché il celibato non è condizione di validità del sacramento, non fa parte della struttura del sacramento, ma è un accessorio del sacramento.
un accessorio che però davanti a Dio non è un optional come lo consideriamo noi, ma è un accessorio necessario, potremmo dire. Quindi non toccherebbe la validità dell'ordinazione. Per questo, se tu ordini un diacono permanente sposato, dove, cioè, non, quello è diacono, non è che non è diacono, è diacono. D'accordo? Però tu hai inserito questa cosa dentro un contesto che non l'ha prevista. È così. Oggi è la festa del castissimo San Giuseppe, quindi un'aureola che splende sul capo di Maria di Giuseppe. La Vergine inviolata è l'uomo giusto e casto, i due gigli fra cui crebbi, udendo solo fragranze di purezza. Quindi questa è corona non soltanto di Maria Santissima, ma capite che di sponda è corona e, capite il senso, sotto certi punti di vista ancora più meritevole di San Giuseppe, perché San Giuseppe... Certamente, io personalmente ho sempre pensato, l'ho detto tante volte, che quello che quelli che erano contrari all'Immacolata Concezione pensavano di Maria è successo a San Giuseppe. Cioè, è stato concepito col peccato originale, ma poi un istante dopo è stato immediatamente sanato miracolosamente dall'Altissimo. Non sono il solo a pensare questa cosa qui, perché c'è una tradizione. San Giovanni Battista, come ci dicono i Vangeli, 6 mesi dopo, perché... al sesto mese, ma prima della nascita. Però l'aver contratto il peccato originale, per quanto San Giuseppe sicuramente è stato confermato in grazia, cioè comunque una santità straordinaria, vuol dire che tu comunque la ferita ce l'hai. Poi quello che la grazia di Dio possa fare, può fare anche miracoli, no? Quindi in San Giuseppe l'aver vissuto in questo modo, cioè è più meritorio perché di per sé più difficile rispetto alla Madonna. La Madonna lo dice nei scritti di Maria Valtorta, io non sapevo neanche che cos'era il fremito della carne. D'accordo? Non lo sappiamo se San Giuseppe lo sapesse oppure no, però sicuramente è nato macchiato col peccato originale, questo è sicuro, senza voler certamente in nessun modo diminuire la sua augustissima persona. Era di una santità fuori del comune, ho detto tante volte che... Per approfondire le uniche cose, dato che non sappiamo niente di San Giuseppe ci ha dato la grazia al nostro Signore di dirci qualcosa attraverso Suor Cecilia Bai con la vita di San Giuseppe. Ecco, poi c'è un altro aspetto che Gesù approfondisce, andiamo, sono due paragrafetti brevi. Altrove, parlando della falsa interpretazione data da alcuni al termine primogenito, perché altri dicono, ah, era il figlio primogenito, dicono i Vangeli. Ah, quindi se era il primogenito, c'è anche il secondo, non era l'unigenito, ma era il primogenito, quindi c'è il secondo genito, il terzo genito, no? Dice Gesù sempre nell'Evangelo: per i dottori del Cavillo, dico che ho usato il termine zio e zia, sta commentando un brano dove ha usato queste cose, inusato nelle lingue palestinesi, per chiarire e definire una irrispettosa questione sulla mia condizione di unigenito di Maria e sulla verginità pre e post parto di mia madre, la quale mi ebbe per spirituale e divino connubio, e lo si ripete ancora una volta, non conobbe altre unioni, né ebbe altri parti. Carne inviolata che neppure io lacerai, chiusa sul mistero di un seno tabernacolo, trono della Trinità e del Verbo incarnato. Altra cosa, questo fa anche e questo si vede un pochino in qualche monastero, si è girato un pochino in qualche monastero di suore sante che sono rimaste ancora sante, ce n'è ancora qualcuna, un pochino di questo si vede. Cioè, segno luminoso della virginale purezza di Maria era la freschezza dei lineamenti del suo volto di eterna fanciulla. Cosa che fa esclamare alla stessa Valtorta: ma è possibile che questa donna sia madre di quest'uomo? Dove sono i 16 anni di differenza? La freschezza e la grazia del volto e del corpo virginale fanno di Maria la sorella di suo figlio, che è nella pienezza della sua bellissima virilità. Basta entrare in qualche monastero, io ho avuto la grazia di entrare in qualche santo monastero di clausura, veramente, dove ti dà di vita molto, molto, molto impegnata nella santità, che tu ti vedi alcune suore che hanno 90 anni, te lo dicono che hanno 90 anni, ma guarda, io sfido chiunque a guardare la faccia, poco si vede, hanno come si vede, comunque la fronte, si vedono gli occhi, cioè, non hanno una ruga, non hanno niente, non hanno. Come fa questa qua, a 90 anni? Qualcosa, diciamo così, si riflette e si vede anche in chi vive la verginità pur nella condizione
miserabile post-lapsaria che ci caratterizzano, e addirittura alla fine della vita terrena, e così si conclude questo paragrafo, e concludiamo anche questa nostra breve meditazione, verso la fine della vita terrena l'aspetto di Maria Santissima appariva fresco e sereno. Il tempo non ha inciso le sue tracce su quel volto soave e l'età non ha avuto potere di alterarne la fresca e pura bellezza. Il tempo e i dolori non hanno avuto potere su di lei, è sempre giovane di aspetto e di spirito. Io non so se ci avete fatto caso, insomma, no, ma quando, perché oggi purtroppo anche in certi mondi, come dire, dello spettacolo o del jet set, c'è qualcuno che lo dice pubblicamente, insomma, che ha avuto una vita, che dire, disordinata e sballata, ecco, c'hanno i palmarès che raccontano quante avventure ci hanno avuto, no? Però, cioè, come dire, i segni di queste avventure si vedono, se uno guarda con attenzione. Si vedono sui lineamenti, si vedono sul volto, si vedono proprio sulla... Perché non c'è niente da fare, le cose che noi facciamo in qualche modo riverberano sulla nostra persona. Come si vede quando una persona vive nell'amicizia con il Signore, questo lo dice Gesù nel Vangelo, si vede dallo sguardo, no? La lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo corpo è nella luce, ma se il tuo corpo è nelle tenebre, il tuo sguardo sarà tenebroso. Non c'è niente da fare. È così. Ecco, quindi contempliamo oggi in questo giorno di San Giuseppe, ecco, la Vergine dopo il parto e soprattutto il Vergine dopo il parto. E dobbiamo tanto pregare, perché qui su queste materie, come penso che sappiate bene, si stanno agitando acque non buone purtroppo anche dentro la casa di Dio, pressioni di vario genere a cui si spera che sia opposta una dovuta e doverosa resistenza, perché gira gira, cioè, tutte quante le questioni che si agitano adesso e su cui si vorrebbe ulteriore, diciamo così, ammodernamento e progresso della Chiesa, vanno sempre a girare su queste materie, d'accordo? E dobbiamo chiedere a San Giuseppe, specialmente, ecco, il giorno della sua festa, che voglia ottenere dal Signore la grazia che ci risparmi di vedere queste cose, insomma, perché poi se dovessero variare queste cose, è sempre una buona cura e una buona terapia occuparsi dei problemi solo quando accadono, quindi non fasciarsi la testa mai prima di rompersela, quindi, e sperare che il nostro Signore trovi il modo, ecco, per impedire che alcune corbellerie che si vanno cianciando in giro adesso da qualche parte diventino poi realtà. Sicuramente le pressioni saranno fatte, certamente. E chiediamo a San Giuseppe, perché non facciamoci la testa prima di romperla, però se veramente alcune cose, io penso per esempio sempre, tu pensa se venisse meno il principio del celibato ecclesiastico, insomma, che lo stesso Paolo VI, a suo tempo, Paolo VI non era certo un tradizionalista, insomma, che ha finito con il Concilio Vaticano II e tutte le altre cose, ma su quello glielo dissero già da allora, perché glielo dissero già in ambiente conciliare e post-conciliare, rivediamo le norme, l'ho detto. Non solo non se ne parla proprio, c'è pure un'enciclica, che è la Sacerdotalis Celibatus, che è bellissima, in difesa del celibato ecclesiastico, e non era certamente un retrogrado o un medievalista o un tridentino o un tradizionalista, come vengono purtroppo epitetati oggi chi pensa in un certo modo. Però adesso ci sono i ritorni di carica, insomma, ecco, a 50-60 anni di distanza, sperando di poter dare delle spallate. Sarebbe un danno enorme, ecco, anche se sicuramente ci sarebbero tantissimi sacerdoti che... tanti buoni e bravi sacerdoti che non gli entrerebbe dall'orecchio e gli uscirebbe dall'altra, però, cioè, farlo entrare a livello di legge certamente non è una cosa che passerebbe in dolore senza conseguenze. Quindi chiudiamo questo nostro
piccolo incontro di oggi, ecco, affidando davvero a San Giuseppe soprattutto questo, ecco, che la verginità e la purezza che hanno loro vissuto sia custodita fermissimamente in tutta la Chiesa per i giovani, per le famiglie, ovviamente nella maniera con cui la vivono le famiglie adesso, ma soprattutto per i ministri di Dio, per i religiosi e per le religiose, perché alcune cose che sono gemme, ecco, della bellezza della Chiesa e che fanno vivere nel tempo la verginità e la purezza di Maria di Giuseppe non siano mai e in nessun modo toccate.